Buongiorno a tutti, ancora una volta siamo qui a Casa La Terza e qui, scusate, regolo l'audio, sperando che mi sentiate. Siamo in attesa di collegarci con Hervé Barmasse, che è qua, eccolo. Adesso ve lo presento sperando che si riesca a connettere perché lui sta in montagna e quindi eccolo, Hervé. Ciao. Ciao. Allora, come va? Tutto bene? Bene, bene, grazie. Tu, Giovanni, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Senti, ma te sei in un posto splendido, dove stai? Beh, guarda, io sono sul, anche se da oggi si può comunque uscire, sono sul tetto di casa e quelle Ah. che vedete dietro, questa è Val Tournanche, questa qua, queste sono le Gramioraie e questo qua è il Cervino, questo che Ah, spunta qua quello che sotto. si vede la punta, proprio la punta. Vabbè, diciamo che te sei Esatto. abituato a vederlo più da un'altra prospettiva, diciamo che no? Bah, Sei più. sì, però si dice sempre una cosa che allora le montagne ti affascinano per la loro bellezza, ma quando le guardi dal basso, perché poi in realtà quando le scali cambiano completamente forma, fisionomia, dunque insomma non sono le stesse montagne, dunque anche guardarle da lontano a volte è utile, ecco. Beh, assolutamente, assolutamente. Ma adesso io innanzitutto volevo cominciare la nostra conversazione parlando proprio di questo. Tu hai scritto con noi un libro che si chiama appunto La montagna dentro, no? Per uno che ha la montagna dentro, cioè com'è stato questo periodo di quarantena? Perché deve essere stato abbastanza impegnativo, no? Ma guarda, devo essere sincero, non l'ho trovato così impegnativo, o meglio, certo mi mancava uscire, mi mancava andare anche solo a correre in un bosco, però è stato anche un periodo molto utile, io sono una persona che ha sempre tante idee, tante cose da fare, dunque diciamo che l'ho utilizzato anche per mettere un po' di ordine, per farmi una scaletta, per riprogrammare il mio futuro e per riflettere soprattutto su che cosa vorrei dal mio futuro, perché è sicuramente stata un'occasione per tutti noi per capire che come vivevamo prima non era esattamente il modo forse corretto, più giusto per vivere, cioè non eravamo più alla velocità dell'uomo, ma a una velocità frenetica che ci portava spesso a tralasciare quelle piccole cose che poi ci regalano grandi soddisfazioni. A tutto questo devo essere sincero, e se sei un alpinista, sei abituato a passare anche un paio di mesi in tenda, dunque se sei a casa con la tua famiglia, comunque, insomma, te la passi bene, ecco. Ma sì, certo, non è un grosso problema, insomma, quello credo che sarà una cosa che non dovrebbe spaventare più di tanto, insomma. Però quindi dici, perché penso sia stato per tutti noi, no? Un momento un po' per ripensare alla nostra vita, a quello che alle scelte che abbiamo fatto e anche a cosa ci piacerebbe cambiare, no? Diciamo, eppure tu sei stata una persona che, come dire, ha caratterizzato sempre il suo stile di scalata, insomma, lavoro con una tendenza particolare, no? Diciamo, tu sei sempre stato una persona che ha scelto l'essenzialità sostanzialmente nel proprio stile di scalata, non hai mai fatto delle spedizioni gigantesche, ma hai sempre lavorato, come dire, molto vicino casa e molto basandoti sull'essenzialità. Quindi in che cosa tu vorresti rivedere questa tua, cioè co come lo immagini il tuo futuro diverso, diciamo? Ma diciamo che io ho sempre puntato, o meglio, ho sempre guardato alle nostre montagne e poi ho avuto anche l'occasione di girare il mondo. È ovvio ed è chiaro che quando l'uomo si è fermato in questo periodo, che comunque al di là della ripartenza odierna dura comunque sostanzialmente da un paio di mesi, se non di più, se guardiamo anche la Cina, è chiaro che l'uomo non può fermarsi perché sarebbe stupido fermarsi, è impossibile, l'economia comunque deve girare, ma è vero, ormai è chiaro, evidente a tutti che l'uomo più si sposta, più si muove, più crea comunque dei danni alla nostra grande casa, al nostro mondo, dunque sostanzialmente anche alla montagna, ai mari, a tutte quelle zone di natura selvaggia che ancora rimangono e sarebbe bello preservarle per le generazioni future. Dunque, sicuramente, anche se io ho sempre sposato quel tipo di scalata, quel tipo di alpinismo e le spedizioni in Himalaya fatte con un solo compagno, senza sherpa, senza campi preallestiti,
Dovrebbe esserci comunque anche da parte mia ancora la volontà maggiore di cercare di spiegare alle persone che non c'è bisogno di andare in locali di montagna, Ecco, questo l'abbiamo perso, è vero. ma soprattutto quando si parla di Italia, ricordiamoci che tra arco alpino e dorsale appenninica abbiamo circa 3.500 km di montagne da visitare e non basta una vita per farlo. No, direi che questo cioè, dovrebbe essere più che sufficiente per noi, diciamo, insomma, per affrontare, come dire, molto, molto, molte cose davanti a noi, insomma. Infatti, diciamo, secondo me, io sono sempre rimasto molto colpito, diciamo, dalla tua storia, perché tu, diciamo, hai, come dire, rotto un po' quella che era diventata la tradizione consolidata, no? Diciamo, degli alpinisti italiani e europei in generale, per cui si facevano delle grandi poi le grandi imprese si andavano a fare con delle grandi spedizioni fuori. Te che cosa? Pronto, mi senti? Mi hai sentito? È Sì, ti vero? sento. Sì. Ecco, dicevo, e tu invece hai sostenuto molto fortemente il fatto che si possa e si debba esplorare proprio a partire da vicino casa, no? Che ci sono le nostre montagne, hanno molto di inesplorato e da scoprire anche senza dover andare, come dire, per forza lontano, insomma. Beh, sì, allora, se io oggi guardo alla Valle d'Aosta, dunque la regione in cui abito, senza andare oltre confini regionali, dato che la fase 2 riparte dalle regioni, io penso di essere comunque di cime da poter comunque visitare, conoscere, sulle quali non sono mai stato. Certo, ci sono quelle più famose, in Valle d'Aosta, il Monte Bianco, il Monte Rosa, il Cervino, il Gran Paradiso, ma poi ci sono tante piccole montagne dove anche quando era permesso muoversi liberamente, dunque parlo prima di questo tremendo momento legato al coronavirus, tu rimanevi da solo, hai la sicurezza di rimanere da solo. E questo la dice lunga su quanto e come ripartire oggi dalla nostra regione e poi dall'Italia sia forse lo step necessario anche come alpinista per sensibilizzare le persone che amano la montagna a ripartire dal nostro territorio. Questo anche perché siamo rimasti tutti un po' scioccati all'inizio, poi ci siamo raggruppati, ci siamo sentiti uniti quando sventolavamo il tricolore, cantavamo l'inno di Mameli. Dunque, insomma, ripartiamo anche per quello che ci piace dall'Italia. Almeno comunque non facciamo la figura degli ipocriti, ecco. Sono d'accordo, mi sembra una giusta indicazione. Tu hai scritto l'altro giorno su Facebook una cosa che mi ha colpito molto sul silenzio, no? Diciamo, a cui l'alpinista in qualche modo è abituato, e poi però, come dire, siamo stati costretti anche a riscoprirlo all'interno delle nostre città, insomma, no? Ma che cos'è per te il silenzio, diciamo? Cioè, sei abituato a questo silenzio che abbiamo, o l'hai riscoperto anche te, diciamo, in questi giorni? Allora, diciamo che il silenzio sostanzialmente almeno no, io lo vedo quando non sento i rumori delle auto, non sento gli schiamazzi, non sento le urla, le grida, dunque quel sottofondo di confusione che è generato dall'uomo e genera un silenzio che in realtà non esiste, ma che ti fa riscoprire, soprattutto in montagna, ma in generale penso anche in città, il cinguettio degli uccellini, il vento che si muove tra le foglie degli alberi. Dunque, in realtà ci sono dei suoni che abbiamo perso per questa grande confusione e che abbiamo comunque riscoperto. Poi il silenzio più assoluto, forse quello che è stato generato da questo momento di grande riflessione, col quale molte persone hanno dovuto scontrarsi perché non erano abituate. Sicuramente, ripeto, per un alpinista che è da solo in una tenda, che fa le arrampicate, le scalate in solitaria come le faccio io, questo silenzio che è più un momento di riflessione è forse una cosa che conoscevo già e che ho riscoperto magari in un altro modo, ecco. Purtroppo per un evento drammatico. Sì, certo. L'altra Poi, cosa che tu. Scusa, dimmi, vai avanti. Sì. se posso aggiungere una cosa, poi oggi si riscopre il valore del silenzio, delle parole buttate al vento.
purtroppo mai come oggi, anche in una situazione drammatica, non, i politici per primo, senza parlare di quale categoria o di quale partito, ma le persone in genere, appena gli viene tolto qualcosa, battono i pugni. Ieri ho detto in una diretta che mi sembra quasi che il camion di Bergamo, l'infermiera che si era accasciata sulla tastiera, insomma, si è già tutto dimenticato, come se fosse parte di un passato veramente remoto. In realtà è una cosa che riguarda 2 o 3 settimane fa. Le persone stanno continuando a morire. Dunque, ogni tanto anche il silenzio come predisposizione all'ascolto e a guardarsi attorno a quello che succede ad altre persone potrebbe essere forse una metafora, un insegnamento che ci lascerà questo momento molto particolare della nostra vita. Sono d'accordo e purtroppo c'è una velocità, diciamo, della comunicazione che, come dire, che spinge tutti a dover parlare costantemente anche quando si ha molto poco da dire, no? Invece di fronte a certi eventi così straordinari forse dovremmo avere il coraggio di stare un po' più in ascolto, insomma, no? E appunto a cercare di capire cosa succede prima di parlare. Invece questo è poco frequente, insomma. E noi per lanciare questo nostro incontro abbiamo fatto lanciato anche un sondaggio in cui chiedevamo così ai nostri, amichevolmente ai nostri ascoltatori, no, a chi ci sta guardando, ci sembra che questo fatto ci metta anche di fronte a una cosa che un alpinista, come dire, conosce bene, no? Cioè che per arrivare in vetta c'è una via più veloce e c'è una via più sicura. Ecco, Sì. tu su questo hai dato, secondo me, anche una lezione, un paio d'anni fa, se ricordo bene, quando stavi cioè hai rinunciato, come dire, a mettere i piedi su una vetta proprio perché, affermandoti pochi metri, cioè ormai eri a pochissimi metri dall'arrivare in cima, soltanto perché questa cosa poteva rischiare di, come dire, di compromettere tutto, di mettere a rischio la vostra vita. Ci vuoi raccontare qualcosa? Perché tu forse su questa hai qualcosa da dire. Ma sì, intanto l'altro giorno ho scritto comunque un post che parlava proprio della scelta della via, perché forse oggi siamo un po' tutti alpinisti, no? Dobbiamo scalare questa cima, svalicare sostanzialmente questa fase molto drammatica e difficile per poi tornare alla nostra libertà. E dunque si deve passare per la cima per poi scendere. Però spesso quando ci viene a mancare un po' la lucidità, la pazienza, come in questi ultimi giorni, allora cerchiamo delle scorciatoie, ma le scorciatoie in montagna sono molto molto pericolose. Se ci prendiamo dei rischi inutili con effettivamente la possibilità di non raggiungere mai questa cima. Poi, se parliamo dell'esperienza vera in montagna, nel 2017, la prima salita del mio 8000, il mio primo 8000 allo Shisha Pagma, ho fatto una cosa, se vogliamo, incredibile per gli standard anche degli alpinisti professionisti. Sono partito dal campo base con un mio compagno David Goettler e abbiamo salito la parete sud dello Shisha Pagma in 13 ore. Siamo arrivati a 3 metri dalla vetta, 3 metri sono 3 passi o 4 per chi è il passo più corto, e lì abbiamo deciso di fermarci. Perché? Perché sostanzialmente quei 3-4 metri facevano la differenza tra vivere e morire. E dunque, nonostante avessimo fatto una cosa, ripeto, incredibile dal punto di vista tecnico, atletico, perché ci sono poche persone che al loro prima 8000 l'hanno salito, diciamo, con uno stile pulito, dunque senza il campo 1, il campo 2, il campo 3, senza l'ossigeno, senza gli sherpa e non da una via normale, e in 13 ore soltanto. E dunque, se vogliamo, per me poteva essere un Un record. passo importante, un record importante. Però alla fine quei 3 metri era evidente che non avremmo dovuto farli, percorrerli. Ed è stato un momento in realtà di grande presa di coscienza e di maturazione per me come alpinista, perché alla fine, ripeto sempre, la cosa più importante che abbiamo è la vita. Metterla a repentaglio è una cosa veramente stupida, nonostante il mio lavoro si basi su dei rischi che mi prendo per compiere determinate scalate che non sono mai state fatte da nessuno. So che ci deve essere un limite e forse oggi tutti noi dobbiamo porci quel limite, cioè pensare che forse delle volte fare un passo troppo in avanti potrebbe essere veramente rischioso e potrebbe precluderci
chilometri, centinaia di chilometri che potremmo fare poi in avanti nelle prossime giornate o tra qualche mese. Sì, sono d'accordo. Infatti mi ha colpito quella cosa, mi aveva colpito moltissimo perché ha dimostrato, secondo me, molto più coraggio, no? Diciamo, dopo una fatica immensa, saper rinunciare, sapersi fermare piuttosto che dover ad ogni costo arrivare, mettere, come dire, la piccozza con la bandierina sulla vetta. Insomma, mi sembrano quelle immagini un po' forse superate, no? Diciamo, ma Anacronistiche. cioè, da dire per esempio quali sono stati i tuoi grandi modelli, perché sappiamo che nell'alpinismo, come dire, c'è un grande dibattito anche teorico, no? Su come si scala, come si arrampica, eccetera. Cioè, quali sono stati i tuoi grandi modelli, le tue fonti di ispirazione? Allora, partendo da molto lontano, ovvero da alpinisti del passato, sicuramente Albert Frederick Mammery, che è stato un alpinista che poi purtroppo è scomparso in modo anche prematuro sul Nanga Parbat dopo aver fatto delle cose eccellenti sulle Alpi, e dove lui aveva già messo in sostanza l'evidenza che per scalare le montagne c'era bisogno del rispetto per la montagna, ovvero. Non dobbiamo scalare con qualsiasi mezzo per raggiungere la cima di una montagna, ma la montagna va preservata. Preservata vuol dire non sporcata. Chiaramente alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, sembravano parole un po' campate all'aria, assurde, e pochi sono riusciti a coglierle, pochissimi. Poi le parole sono state colte per cercare di migliorare uno stile di arrampicata tipico dell'Himalaya. Noi, parlando di 8000, vediamo ancora oggi le code all'Everest. Le corde fisse, che sono corde di nylon, di plastica, che vengono sempre abbandonate, così come le tende e le bombole di ossigeno. E lui sostanzialmente aveva messo una croce sopra questo modo di scalare le montagne, che in realtà non esisteva ancora e sarebbe arrivato. Dunque è stato un po' un precursore anche proprio negli ideali. E poi chiaramente gli alpinisti l'hanno usata per fare la differenza. Il primo, Reinhold Messner, ha iniziato a scalare appunto senza le bombole di ossigeno. Dopo alcune esperienze senza le corde fisse e senza i campi preallestiti, cercando di migliorare uno stile che faceva la differenza tra il livello degli alpinisti professionisti. Oggi però questa idea di scalare in modo pulito le montagne dovrebbe essere la base sulla quale tutti noi dovremmo andare in montagna. Non è una questione di alpinista professionista, dilettante o amatore. Oggi chi ama la montagna è chiunque la rispetti. E partendo da questo presupposto, dobbiamo cercare di lottare contro il nostro ego. Parlando di libri, c'è un libro interessante che si chiama Ego is my enemy, cioè l'ego è il nemico dell'uomo. Effettivamente noi oggi ci rapportiamo molto nei confronti dell'ego. Comunque Mammery è stato un esempio non solo nelle sue scalate, ma di stile. Poi dopo, tra i tanti, sicuramente Bonatti, Messner, ma ricordo sempre anche la figura di mio padre, perché poi con lui oggi non sono ancora più di 10 volte le esperienze passate in montagna assieme, ma quelle poche volte lui ha saputo indirizzarmi verso un'idea che se vai in montagna fallo per te stesso e non per gli altri, non farlo per farti vedere, non farlo per gli sponsor e soprattutto rispetta il terreno che ami, il gioco che ami. Se tu vuoi giocare all'alpinista, la montagna va preservata alle future generazioni. E oggi lo capisco ancora di più perché le future generazioni sono anche le mie figlie. E certo. Io sono, infatti, rispetto a quello che dicevi, no, c'è stata una famosa dichiarazione di Messner di qualche anno fa in cui ti nominava praticamente suo erede, no? Indicava in te, come dire, uno dei, diciamo, la nuova generazione di alpinisti, proprio per il lavoro che tu hai fatto di riscoperta delle Alpi, che mi sembrava molto significativo, no? E io volevo, però, domandarti un'altra cosa, perché in questi giorni, come dire, ora ho visto su Disney Plus questo documentario di Alex Honnold, non so se l'avrai visto sicuramente, questo Sì, sul solo, no? È un certo. bellissimo film, diciamo.
che però mi ha lasciato, come dire, molto, come dire, è anche molto emozionante da vedere, perché tu non sai, cioè sai che non, che, come dire, perché conosci la storia, che non è successo niente, però vedere questa persona che scala una parete di più di 1000 metri senza corda, in solitaria assoluta, diciamo, è una cosa abbastanza sconvolgente. E tu come ti rapporti di fronte a cose di questo genere? Cioè, come le vedi? Perché è una cosa di cui rimani, almeno io sono rimasto molto colpito dall'evidente coraggio, dalla sconvolgente capacità di affrontare quelle difficoltà psicologiche oltre che tecniche, ma dall'altra parte è una cosa che mi mette molto in agitazione, no? Perché dici, cioè, si può rischiare così clamorosamente la propria vita, Ma allora va fatta una premessa che l'alpinismo solitario è sempre esistito. Ti faccio un esempio particolare. Quando si parla dell'alpinismo, l'inizio dell'alpinismo è individuato con la scalata del Monte Bianco. All'inizio, durante la prima scalata, ma anche le scalate successive, ad esempio non si usava la corda, cioè era giudicato un gesto di vigliaccheria. Sostanzialmente si andava in gruppo, ma tutti scalavano da soli. Poi ci sono stati chiaramente i precursori di quello che è la scalata e l'alpinismo solitario. Tra questi Paul Preuss era un personaggio che lui sostanzialmente diceva che dove salivi dovevi essere capace di scendere senza l'utilizzo di chiodi e di corda. Ci sono stati altri grandi esponenti dell'alpinismo solitario. Oggi quando si parla chiaramente, come dicevi tu, di arrampicata da soli, slegati, si fa riferimento a Alex Honnold e al film Free Solo, che descrive la scalata del Capitan completamente slegato. Allora, io pratico l'alpinismo solitario, sia slegato che in autosicurazione. Dunque, sicuramente posso capirne. Pronto? Abbiamo un Si deve problema. fare Eccoci, sempre sì. attenzione al messaggio che si porta, cioè descrivere bene. E non è che uno si alza al mattino e va a scalare il Capitan da solo. Abbiamo perso Hervé, forse adesso speriamo di... Molte, se Hervé, ti vogliamo, abbiamo perché perso un attimo. l'altra va al film, però è una cosa che comunque è sempre stata parte della storia dell'alpinismo. Tra i tanti film, adesso che così stiamo parlando di film di montagna, Non ti abbiamo perso, Hervé. Ti dovevi spostare forse un attimo. Hervé, ti sentiamo male. Ti Il sentiamo film male. Down Under, che sempre riguarda l'arrampicata americana della Yosemite Valley sul Capitan. E visto che siamo in diretta, se ci sono appassionati di montagna, io da poco tempo ho aperto un canale YouTube per mettere a disposizione alcuni dei miei filmati in forma gratuita. Dunque c'è Linea Continua, che parla di una nuova via aperta con mio padre proprio sul Cervino. E da questa domenica ho messo il primo degli episodi di un film che si chiama Non così lontano e che racconta la storia di tre nuove scalate, tre vie nuove aperte in meno di 7 mesi proprio sul Monte Bianco, sul Monte Rosa e sul Cervino. Dunque, per chi ha voglia di guardarsi dei film in forma gratuita di montagna, può comunque accedere al mio canale, iscriversi e sedersi comodamente a casa, magari la sera, e guardarsi un po' di montagna. Sì, abbiamo visto con la linea continua, l'abbiamo visto con mio figlio, Aspetta, che è aspetta rimasto. che ti ho perso un attimo. Adesso mi Aspetta, ho perso senti? l'audio. Aspetta un Mi senti? attimino, arrivo, eh. Sì? Ci sei? Mi senti? Mi ci sono, ti sento. Ok, ti sento bene. No, no, dicevo che con mio figlio abbiamo visto la linea continua l'altra settimana, e visto che stavamo a casa, e gli è piaciuto moltissimo anche a lui, perché gli è sembrato veramente, come dire, è rimasto molto colpito. Sto cercando di crescerlo, diciamo, con la passione della montagna, pur vivendo in una grande città, perché penso che anche i ragazzi debbano, cioè, per i ragazzi sia una scuola importante, no? Diciamo, l'abitudine alla montagna, come dire, a capire proprio anche i propri limiti, perché la montagna ha questa enorme funzione educativa, secondo me, no? Ti abitua a vederti molto piccolo e a doverti gestire, come dire, costantemente in quello che fai, insomma, no? Diciamo, non so se anche per te ha avuto questo tipo di funzione, come dire, l'andare in montagna, diciamo.
Beh, certamente, Bonatti è stato il primo a portare il concetto di montagna come scuola. Effettivamente la montagna insegna tante cose. Ti insegna soprattutto ai limiti, innanzitutto il valore della vita. Per Messner un giorno mi ha chiesto una frase da mettere su un suo libro in un suo museo e gli ho detto che doveva essere molto breve, ma dare il senso di qualche cosa di molto importante. E io ho detto, rischiando, ho compreso l'essenziale, il valore della vita. Perché è così, perché quando tu metti in gioco la cosa più importante che hai, è chiaro che poi a quella cosa le dai la vera importanza. Anche in questi giorni, in realtà, la vita non è mai sprecata, anche nei momenti di noia, imposti, se vogliamo, da queste restrizioni, non devono essere momenti buttati all'aria o veramente momenti di noia, ma possono essere momenti differenti per ripensare a noi stessi. Detto ciò, la montagna ti insegna soprattutto la grandezza dell'uomo. L'uomo è ospite della terra, non è padrone della terra. E abbiamo tanti segni, tante evidenze di quello che sono i cambiamenti anche climatici. E anche nel dubbio di quando le persone mettono ma sarà vero, non sarà vero, ma sono tutte fandonie, tutte storie, io dico sempre che nel rischio, se possiamo, cerchiamo di fare il nostro meglio. E la montagna insegna sempre a fare il nostro meglio. È un po' come oggi, ci sembra ancora lontana la libertà, e allora la pazienza viene meno, battiamo i piedi e vorremmo ritornare alla libertà assoluta. Ma forse dobbiamo anche imparare a gestire le nostre emozioni, la nostra emotività, cercare di controllarla, cercare di renderle utile per poi vivere appieno quella libertà quando ci sarà concessa. E poi, ripeto, la libertà è un senso di responsabilità nelle persone che ancora oggi, medici, infermieri, protezione civile, sono ancora là negli ospedali a fare il loro lavoro per tutti noi e chi purtroppo se ne sta ancora andando. Oggi purtroppo la memoria è un po' come dicevi tu, è un po' alla velocità del web, alla velocità dei social network, cioè molto breve. E una volta quei libri forse rimaneva più impressa, non c'era il web, si leggeva di più. Oggi forse dovremmo utilizzare il web come sorta di libro, di grandi informazioni, della possibilità di rimanere connessi con la realtà delle cose e non solo con i nostri desideri personali, che poi è giusto averli, non è che non dobbiamo averli, ma ogni tanto va utilizzato più il buon senso di altre cose. Sì, il problema è che sì, ci vorranno, secondo me ci vuole del tempo, perché questa abitudine, no? Diciamo, anche il web ha bisogno di una certa abitudine, deve diventare parte, come dire, del nostro panorama. È una cosa ancora troppo forse giovane, perché noi come dire, possiamo usarlo con intelligenza e secondo tutte le grandi potenzialità che ha, ecco, e non soltanto così appunto per poter esprimere le proprie parole al vanvera, insomma. Ma tu riesci, adesso parlando di cose un po' più leggere, ma diciamo, tu riesci a allenarti lo stesso, diciamo, come fai? Visto che appunto ne parlavamo prima nella telefonata che abbiamo fatto per preparare l'incontro, l'arrampicata viene considerata uno sport un po' ambiguo, no? Cioè si può arrampicare ma solo col convivente, quindi tu sei fortunato forse, ma come fai in generale? Ma allora, intanto in questo periodo dove non ci si poteva muovere da casa, anche in montagna, ho avuto la fortuna di avere i rulli per la bici a casa, di fare quei tanti esercizi che si possono fare a casa. Comunque ho continuato ad allenarmi come hanno fatto in tanti e tanti alpinisti e tanti soprattutto sportivi professionisti. Oggi abbiamo una carta in più, si può uscire a correre, si può andare in bici, dunque le cose sono migliori. Manca ancora quel passaggio tra della mia attività vera e propria, ovvero che parliamo di scalata, di alpinismo, ma per quella c'è tempo, io dico che si può aspettare, anche perché la fase critica degli ospedali esiste ancora, non è del tutto passata. Per quello che riguarda le aperture, io ho potuto notare e discutere ieri con il presidente del club alpino Vincenzo Torti, durante una diretta Instagram, che effettivamente intanto non tutte le regioni hanno aperto allo stesso modo, dunque il consiglio è sempre quello di informarsi sulle restrizioni che ci possono essere maggiori nelle nostre regioni e addirittura non solo le regioni, ma i comuni. Faccio un esempio, secondo me anche molto sensato, anche se per molti è stato un grande dispiacere: il sindaco di Lecco ha chiuso sentieri, ha chiuso falesi, ha chiuso la possibilità di andare ancora in giro. Penso che sia abbastanza evidente la scelta. Comunque la Lombardia rimane uno dei più grandi focolai
Europa, e pensare che da Milano è normale andare in Grigne, a Resegone, dunque, è stato normale secondo me che lui abbia messo qualche paletto, qualche restrizione in più. Dunque, comunque il consiglio è sempre quello di fare riferimento al proprio comune e al proprio sindaco. Però alla fine ci si può allenare, ci si può muovere e per l'arrampicata sportiva e sul territorio italiano, se non c'è il divieto assoluto, vige la regola che si può scalare ma solo col proprio convivente. Dunque in realtà è comunque ancora una grande limitazione. Dobbiamo avere un po' di pazienza, poi torneremo a scalare e poi torneremo anche ad andare in montagna. Quindi sì, cioè, tu hai la fortuna appunto di avere una moglie, diciamo, che arrampica spesso con te, no? Se ricordo bene, insomma, Sì, diciamo. no, io non ho i problemi, ecco, anzi, sono fortunato in quello. Esatto. Per cui da questo punto di vista sei un'eccezione, insomma, non credo che siano in molti, no, che abbiano questa possibilità. Comunque di solito poi, come dire, le cordate sono sempre, come dire, di amici, quindi magari c'è sotto il problema che non sono neanche congiunti, non solo non conviventi, ma neanche congiunti. Però, insomma, sapremo affrontare anche questa cosa e torneremo presto in montagna, diciamo. Ma lì da te Val Tournache, come questa cosa ha inciso molto, mi sa, anche da un punto di vista economico. Com'è la situazione? Allora, qua siamo partiti dall'idea, come tutti, che sostanzialmente abbiamo sottovalutato un po' tutti la situazione all'inizio. In realtà in Valle d'Aosta abbiamo avuto un'incidenza per abitanti maggiore anche della Lombardia all'inizio del coronavirus. Adesso la situazione chiaramente è molto migliorata, siamo una delle regioni con meno contagi, non ci sono più morti per fortuna da qualche giorno. È chiaro che c'è la voglia di ripartire. Il problema è che oggi dobbiamo avere quella calma per dire ripartiamo ma In facendo un sicurezza. passo alla volta e ripartiamo in sicurezza, ci cerchiamo di non percorrere troppo velocemente delle tappe che poi non garantirebbero ad esempio alla Val Tournanche, alla Valle d'Aosta in genere, una stagione invernale che è molto più proficua di quella estiva, per dare un'idea. Perciò ci muoveremo d'estate con l'amministrazione comunale, tra l'altro mi hanno coinvolto in alcune iniziative. Cercheremo di fare così, di far trovare pronta la montagna per le persone che verranno. Ci sarà sicuramente la frequentazione maggiore delle seconde case, perché insomma, hotel avranno purtroppo un periodo molto nero nella parte ricettiva, perché comunque ci saranno delle, non delle restrizioni, ma delle linee guida sanitarie che limiteranno comunque l'ospitalità. E poi comunque l'economia danneggia sicuramente. Chi vive di turismo, ma ricordiamo che danneggia principalmente ogni singolo cittadino. Dunque ci sarà un modo diverso anche di affrontare le vacanze, ci saranno più gite in giornata che settimane e mesi in montagna. Però ci stiamo muovendo, la Val Tournanche, come tutte i paesi di montagna, le località più importanti, anche quelle meno, si stanno muovendo per cercare comunque di far trovare una montagna pronta con alcuni accorgimenti che devono essere a tutela del turista che verrà a visitare le montagne. Sì, mi sembra sensato e mi sembra un'ottima idea anche quella di non farsi prendere dalla frenesia di dover riaprire tutto, anche perché poi, come dire, probabilmente le persone saranno anche spaventate, no? Diciamo, dal muoversi, cioè, quindi non tutti, come dire, sono pronti, come dire, a rimettere gli scarponi ai piedi, insomma, no? Cioè, ci sarà un po' di attenzione, insomma. No, guarda, oggi ho letto, non mi ricordo più su quale giornale, sul web comunque, che è stato fatto un sondaggio che molte persone sentono il bisogno di avere un appoggio psichiatrico per tornare alla vita normale. Questo lungo su come comunque l'impatto del coronavirus e di questo momento che abbiamo vissuto di grandi restrizioni, incida comunque sulle persone che non erano abituate ad aver paura di qualche cosa, soprattutto qualcosa che a differenza, magari anche se il paragone lo ritengo sbagliato, di una guerra, comunque la differenza è che la bomba la senti, la mitragliatrice la senti, in realtà il virus non lo ascolti, non ha odore, non lo vedi, è un nemico veramente invisibile per la salute dell'uomo e questo forse ci rende ancora più, forse. Non dico paurosi, ma con un atteggiamento più sulla difensiva di quello che pensavamo.
Certo, noi stiamo chiedendo poi sempre, diciamo, durante i nostri incontri dei consigli alle persone che partecipano su letture o su libri che stanno leggendo in questo periodo, se ci sono delle cose che tu ti vuoi consigliare. Uno ce l'hai già detto, appunto, Ego is my enemy, ma se c'è qualche altra cosa che ti secondo consigli o consiglieresti anche a tutte le persone che appassionate di montagna, diciamo, a parte il libro che abbiamo pubblicato assieme, che questo speriamo che tutti l'abbiano già letto, insomma. Allora, io ricercherei dei libri del passato che secondo me sono molto belli e lasciano qualcosa in più. È un po' l'idea che c'è stato anche quando ho scritto La montagna dentro e che voi avete deciso di pubblicarlo. L'idea è di andare oltre la performance sportiva o le scalate per raccontare anche l'uomo e le vicende dell'uomo, le vicissitudini. E sicuramente tra i tanti La conquista dell'inutile di Lionel Terré. Un libro che ho letto e che non ha a che vedere con la montagna, ma è molto interessante sullo spirito di squadra, perché oggi siamo una grande squadra, tutti allo stesso piano, che deve cercare sostanzialmente di vincere assieme questa sfida. È il libro sui All Black, che si chiama Niente teste di cazzo. Il titolo in realtà è stata secondo me una trovata di chi l'ha voluto pubblicare e tradurre in lingua italiana, perché il titolo in inglese è completamente differente. Però spiega bene come anche il più forte, il più bravo dei giocatori deve scegliere di far parte di una squadra e di rendersi disponibile al bene comune, sostanzialmente. È un libro che insegna tanto. Poi, tra gli altri libri, un libro che ti porta in montagna ma in modo diverso. C'è un libro di Rumiz, Il viaggio dei Monti Naviganti, se mi ricordo bene il titolo, che ti porta in una montagna che è meno legata all'alpinismo, ma che è montagna vera, che si basa anche sul rispetto della montagna, che può insegnare tanto. Poi c'è un libro di Enrico Camanni che secondo me fa sognare e fa capire bene l'importanza dello spirito di chi scala le montagne, degli alpinisti, che si chiama Malti Montagna. Tra l'altro Enrico Camanni, che so che insomma è un vostro Sì, è un autore, nostro amico e autore. Sì. esatto. Io volevo aggiungere a queste segnalazioni che hai dato te anche, appunto, visto che avevamo parlato di Paul Preuss, ho un libro che ormai ha parecchi anni, diciamo, che io mi sono trovato in casa perché l'aveva comprato addirittura mio nonno e quindi l'ho trovato ereditato, diciamo, che era la biografia di Paul Preuss, se ricordo bene, di Casara, se potrebbe essere il cognome dell'autore, adesso non mi ricordo, diciamo, era un libro veramente molto bello, tanto che quando poi da ragazzo sono andato sul Campanil Basso e mi sono ritrovato, come dire, sulla via di Preuss, mi ha veramente emozionato pensare che, insomma, un alpinista del genere, da quella via che io avevo già difficoltà a salire, è sceso da solo, senza corda, cioè veramente mi impressionò moltissimo, insomma. E poi un personaggio incredibile, fantastico, insomma, Nel diciamo. 1911 la salita del Campanile Basso, Insomma, sì, poi è con una storia, mezzi, no, è una Enrico, storia bellissima. con Come mezzi poi scusa? tra l'altro che non erano i nostri, ecco, ricordiamolo. Esatto, ma poi mi ricordo, cioè, la storia è molto bella perché lui inizia la salita con la sorella e il suo amico più caro, e che a un certo punto rinunciano a salire, lo aspettano su una piccola cingia, e mentre lui fa questa grande impresa, la sorella con l'amico si fidanzano. Quindi c'è anche questo aspetto molto particolare che viene molto ben raccontato dentro il libro, e è una bellissima storia, insomma, anche perché lui quell'anno lì, nel 1911, fece una stagione di scalate pazzesca, che insomma ha segnato veramente la storia dell'alpinismo, e poi con questa idea della progressione senza, no, aiuto, che ha segnato veramente per sempre la storia dello sport, insomma. No, vabbè, diciamo, faccio questa piccola digressione, però. No, no, hai fatto bene, Ico. Va bene, senti, allora io ti ringrazio ancora tantissimo. Vedo questi boschi bellissimi dietro di te Facciamoli vedere ancora, dai, ecco, guarda, ti faccio una c'ho panoramica delle montagne.
una grande nostalgia e un grande, guarda, un grande desiderio di essere lì con te, perché questo mi manca moltissimo. Diciamo, io al massimo posso, per fortuna, ho un balcone con qualche albero davanti, però a Roma lo spettacolo è un po' diverso, insomma. Quindi, insomma, ti auguro il meglio a te e a tutti i tuoi e spero di sentirti presto. E ti ringrazio tanto per essere stato qui con noi. Va bene? Grazie mille. È stato un piacere, grazie a tutti. Ciao, 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 ciao. ciao, 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 ciao.